Presidente, stiamo bene di testa e di gambe, lo abbiamo dimostrato oggi contro una corazzata. Sì, stiamo. Oggi abbiamo veramente dimostrato di avere una grande maturità come squadra. Anche quelli che sono entrati durante la partita dalla panchina hanno dimostrato veramente di saperci fare. Abbiamo fatto una partita di grande sacrificio, una partita molto importante contro forse la squadra più forte del campionato, anzi nel secondo tempo li abbiamo messi anche alle corde e forse meritavamo qualcosa di più noi, per cui un pareggio veramente molto salutare, che dà entusiasmo, che dà autostima ai ragazzi, al mister, e che così ti proietta per quello che riguarda il proseguo del campionato diciamo positivamente. Ci davano spacciati oggi, non c'era Romero squalificato, il dubbio di Pinardi sciolto all'ultimo secondo, eppure il gioco e la mentalità ci hanno fatto fare una gran partita anche in vista dello scontro col Pordenone in Friuli. Sì, questa settimana abbiamo avuto tanti problemi, Pinardi solo all'ultimo ha potuto far parte della formazione, lo davamo ormai purtroppo per questo turno fuori, Gullin non c'era, Romero ha dovuto saltare il turno di squalifica, però io penso che il gruppo oggi ha veramente dimostrato, ripeto, grande maturità, convinzione nei propri mezzi, grande entusiasmo, ha corso molto, ha fatto una partita di grande sacrificio, ma credo che col Bassano abbiamo pareggiato, col Real siamo andati là, abbiamo fatto una partita di sacrifici, questo grande Eurogol di Romero e abbiamo vinto. Oggi abbiamo pareggiato con Novara, beh, a questo punto insomma con le grandi le stiamo mettendo in grande difficoltà, vuol dire che ci siamo sulla strada giusta, sappiamo che il campionato è molto lungo. Sabato e domenica avremo una partita molto difficile contro una squadra che sul mercato si è rinforzata, per cui tutte le partite poi sono da giocare, però andiamo con lo spirito di saper di essere una grande squadra. Il segreto forse è proprio la mentalità, quando c'è da soffrire, da essere operai, lo siamo, un po' come Mattia Broli, autore di un gol, il secondo importantissimo. Sì, oltretutto Broli è il secondo che fa, l'aveva fatto proprio nella prima partita con Real Vicenza, sono contento, è un giovane molto interessante, che è un giocatore di grande corsa, che sa bene difendere, che sa occupare bene la fascia. Sì, siamo stati bravi a pareggiarla subito, ecco, la partita, proprio in contropiede, perché oggi li abbiamo proprio messi un po' sotto, proprio sulla velocità, ecco. Loro sono molto forti, diciamo, dalla cinta in su, però dietro hanno fatto un po' fatica perché con Zerbo, Braccaletti e Fabri facevano un po' fatica a tenerci. Pordenone ancora una volta per punti pesantissimi, siamo a 2 punti soli dei playoff. Ma diciamo qui col Pordenone avevamo fatto una partita rocambolesca, vinta per 4-3 dopo essere andati sotto. Insomma, noi andiamo convinti di sapere che siamo una squadra forte, o no, come dici tu, operaia, ma nello stesso tempo di saper giocare un bel calcio, per cui si va evidentemente con lo scopo di fare una bella figura. Poi evidentemente, poi naturalmente sappiamo che tutte le partite sono difficili, non è una squadra da prendere sotto gamba, ma credo che questo il mister lo saprà ben dire in settimana ai nostri ragazzi.